Bentornati, ora il discorso comincia a farsi un po' più serio, un po' più complicato, però non abbiate paura perché adesso inseriremo un pulsante per ricercare un nominativo e lo faremo in programmazione scrivendo un'istruzione in programmazione Visual Basic, che è il linguaggio di programmazione all'interno di Access, e inoltre aggiungeremo anche un'istruzione sempre in programmazione, però questa volta in SQL, cioè quel linguaggio SQL che permette di modificare e gestire i database. Non vi spaventate, ve l'ho già detto, seguite quello che faccio io e cercherò di spiegare per quel poco che so, in quanto ci vorrebbero poi mille tutorial creati da un esperto per avere un po' di conoscenza di questi linguaggi. Quindi portate pazienza se non sono preciso, e come ho detto più volte potete scaricare la descrizione di questi codici in formato testo dal mio sito. Adesso vediamo come inserire questo pulsante e come assegnargli appunto questi comandi. Ora facciamo un esempio, creiamo una maschera, una struttura maschera. Poi sempre, avete già capito, adesso origine record, gli diamo la rubrica, poi aggiungiamo alcuni campi, adesso qua aggiungiamo per esempio il cognome, il nome, potete farlo anche voi, dopo la cancelliamo questa maschera, poi possiamo scrivere, non so, la città, lo stato, ecco, lasciamo solo questi quattro campi qua. Torniamo alla finestra delle proprietà e guardate, qui adesso se io seleziono la maschera, vedete l'origine del record è rubrica. Quindi se noi adesso andiamo in modalità visualizzazione maschera, qui vedete abbiamo tutti i nostri record, perché naturalmente vengono elencati tutti i dati che sono contenuti appunto nella tabella rubrica. Ora ritorniamo alla struttura e vediamo come, cambiando qui l'origine del record, io posso impartire degli ordini a questa maschera. Guardate, adesso intanto la sposto così vedete bene, poi mi inserisco, cancello e comincio a scrivere alcuni dati e poi vi spiego mano a mano cosa vogliono dire. Quindi adesso programmiamo e scriviamo in SQL. Ora dobbiamo scrivere select, lo scrivo maiuscolo, che vuol dire, scusate, ho già sbagliato, eccolo qua, select, che vuol dire seleziona. Cosa mi deve selezionare? Mi deve selezionare il campo, cioè in questo caso io voglio fare una ricerca del cognome, quindi il campo cognome, e guardate, il campo deve essere perfettamente uguale a quello che noi abbiamo assegnato ad ogni campo. Non possiamo scrivere una cosa differente, quindi select cognome, e poi dobbiamo scrivere da dove vogliamo prelevare questi dati. Quindi sì, from, li vogliamo prelevare da rubrica naturalmente, quindi rubrica dove questo campo contenga qualcosa, where cognome uguale, e qui adesso dobbiamo scrivere quello che noi dobbiamo cercare, e lo possiamo fare, guardate, racchiudendolo o tra le virgolette oppure anche con l'apostrofo. Proviamo con l'apostrofo, quindi apostrofo, scriviamo per esempio Rossi, chiudiamo con l'apostrofo sempre, e poi dobbiamo inserire per terminare questa istruzione col punto e virgola, questo sempre, finisce sempre con un punto e virgola. Ora spostiamo e andiamo a vedere la nostra maschera. Rossi, guardate, adesso guardate qui sotto, vedete, ne ha trovati uno di due. Andiamo a vedere il secondo, Rossi e Rossi. Qui non viene visualizzato il nome, la città e lo stato, perché in effetti dobbiamo anche indicare questi tre campi perché vengono visualizzati. Infatti guardate, andiamo sempre in struttura, qua, cognome, from rubrica, oltre al cognome dobbiamo visualizzare anche il campo ad esempio nome, e dobbiamo farlo inserendo anche una virgola, quindi virgola, poi scriviamo nome e andiamo a vedere. Adesso mettiamo la visualizzazione maschera,
vedete Rossi Mario, andiamo a vedere il secondo, Rossi Fabrizio, vedete, e non ce ne fa vedere più, perché gli unici dati che contengono Rossi sono questi due. Ora torniamo sempre in struttura e selezioniamo sempre la nostra maschera. Poi guardate, qui abbiamo scritto che il cognome deve essere uguale a Rossi. Ma cosa succede se io per esempio scrivo, ad esempio, che voglio cercare per esempio solo Ro? Quindi andiamo a vedere, visualizzazione maschera, vedete, non viene visualizzato niente. Perché in questo caso gli abbiamo proprio detto che quello che deve cercare deve essere uguale, deve essere proprio perfettamente uguale. E qui invece, se vogliamo che ricerchi una stringa di testo all'interno dei nostri dati e che ci vengano proposti tutti i dati, tutti i record che contengono quella stringa, dobbiamo inserire un'altra istruzione. E questa istruzione si chiama like. Like, che ha numerosi significati, in questo caso preciso significa simile, che contiene. E appunto, aggiungendo questa istruzione, possiamo ricercare la nostra stringa all'interno di tutti i nostri dati. Non si può inserire però solo like, ma dobbiamo inserire anche dei caratteri cosiddetti jolly. Cioè, cosa sono i caratteri jolly? In questo caso sono gli asterischi che fanno sì che ricerchino delle parole, delle lettere, diciamo così, nella stringa, sia prima che dopo a quello che digitiamo per cercare. Adesso guardate, facciamo subito, vediamo subito. Quindi from rubrica where cognome non più uguale, ma scriviamo like, poi inseriamo all'interno, vedete, della stringa che dobbiamo cercare tra i due apostrofi, inseriamo prima l'asterisco tra l'apostrofo e la stringa e poi dopo tra la stringa e l'apostrofo finale, quindi inseriamo sempre un altro asterisco. Ora andiamo a vedere, facciamo la nostra prova, quindi maschera, visualizzazione maschera, e guardate, ne ho trovati due di due, Rossi Mario, evidentemente abbiamo solo questi. Adesso andiamo a provare un'altra prova, facciamo un'altra prova, quindi struttura, e scriviamo solo, facciamo una A. Andiamo a provare, vedete, li ho trovati sempre qui uno di due, quindi Garibaldi, perché contiene la A, e Azzurra, vedete? Quindi, capito questo, ora quale sarà il passo successivo? Dobbiamo fare in modo che la ricerca venga con il testo che l'utente digita dentro ad una casella. E adesso vediamo subito come fare. Innanzitutto qui possiamo eliminare questa, facciamo chiudi, diciamo di non salvare, e torniamo, vedete, nella nostra maschera di rubrica dati agenda. Ora entriamo in struttura perché dobbiamo un po' modificare, togliamo via per adesso la finestra di proprietà, dobbiamo un po' modificare perché vorrei far stare, vedete, il pulsante di ricerca nominativo all'interno qua in mezzo. Quindi aumentiamo il tasto sinistro del mouse, lo portiamo a 18 la nostra maschera, poi selezioniamo tutti questi pulsanti, spostiamo verso sinistra, possiamo anche spostare qua, in questo modo qui, poi dopo vediamo anche di sistemarli meglio, poi allunghiamo un po' anche, vedete, il cognome, il nome, i telefoni li lasciamo così, gli indirizzi, località, la città, lo stato e le mail, possiamo allungarli un po', quindi una volta selezionati trasegniamo, possiamo anche portarli fino qua, fino a 12. Ora qui abbiamo lo spazio sufficiente per inserire il tutto. Quindi adesso andiamo in progettazione, inseriamo una casella di testo. Dopo sistemiamo poi tutto, adesso inseriamo solo così. Inseriamo la casella di testo, che vedete non è associata. Abbiamo l'etichetta, vedete qui si intravede, quindi la selezioniamo e la eliminiamo, che tanto non ci serve per adesso. Ora andiamo nella finestra delle proprietà, selezioniamo
questa casella che abbiamo appena inserito e vedete, in questo caso, nel mio caso, ha dato il nome testo 82. Se voi dà un nome differente, dovete ricordarvi il nome che Access ha dato a questa casella. E adesso andiamo sempre in progettazione, inseriamo un pulsante qua, poi qui diciamo annulla, creazione guidata non ci interessa, facciamo annulla, poi col tasto sinistro del mouse ci posizioniamo dentro, vedete, cambiamo il nome e mettiamo cerca. Ecco qua. Adesso abbiamo creato una casella di testo che ci serve per digitare un nominativo da ricercare, mentre al pulsante adesso daremo un'istruzione che abbiamo visto prima nell'esempio, che ricerchi tra i nostri dati quello che viene appunto digitato in questa casella. Quindi ricordate che dobbiamo sempre ricordarci come si chiama il testo, la casella di testo, e adesso andiamo a programmare il pulsante cerca. Quindi lo selezioniamo, poi andiamo qui in evento, vicino l'evento vedete, e poi qui su clic, perché dobbiamo dare appunto questi comandi quando viene premuto il nostro pulsante, premiamo i tre puntini. Qui abbiamo il generatore di macro che abbiamo visto quando abbiamo creato i pulsanti precedenti. Questa volta invece noi dobbiamo fare generatore di codice. Prendiamo il generatore di codice e facciamo ok. Si apre questa pagina dove noi adesso andremo a programmare Visual Basic, inserendo l'istruzione che deve essere sempre, vedete, inserita tra questi due comandi, private sub, vedete, and sub. E questi due comandi vengono inseriti in automatico, vedete, in questo caso è relativo proprio al comando 85, che è il pulsante che abbiamo creato, e vedete su click come avevamo scelto noi. Quindi ci posizioniamo qua in mezzo e cominciamo a scrivere. Adesso mano a mano che io scrivo poi vi spiegherò come funziona quello che noi scriviamo. Quindi dobbiamo scrivere dim, poi in questo caso possiamo scrivere qualsiasi cosa, comunque scriviamo dim z as, proprio, io ve lo dico proprio così come viene scritto, string. Che vuol dire? Che stiamo creando una variabile, in questo caso z, potevamo dare qualsiasi lettera o anche una parola, quello che volevamo, che contiene una stringa, cioè lettere e numeri. Poi andiamo a capo, premiamo invio e scriviamo z è uguale, e ora dobbiamo inserire l'istruzione in SQL che dovrà cercare il testo, e lo dobbiamo inserire tra le virgolette. Quindi apriamo le virgolette e poi cominciamo a scrivere select, e adesso tutti i nomi dei campi che noi vogliamo visualizzare. Quindi abbiamo cognome, virgola, nome, virgola, poi telefono, abitazione, virgola, telefono, lavoro, poi virgola, e qui adesso mi soffermo un attimo, guardate. Vi ricordate all'inizio quando abbiamo creato i campi? Vi ho detto che dovete usare sempre lo stesso metodo di inserimento dei nomi dei campi. In questo caso abbiamo sempre scritto tutto attaccato, poi abbiamo diviso, vedete, le due parole con la maiuscola, telefono, poi A maiuscola, abitazione, perché qui in Visual Basic non vengono considerati gli spazi. Se il nome che avete inserito al campo invece contiene uno spazio, in questo caso avete per esempio telefono abitazione, quando lo scrivete dovete mettere, racchiudere il campo, questo è il nome del campo che avete assegnato, dentro le parentesi quadre. Questo ricordato, adesso non è il nostro caso perché abbiamo fatto le cose fatte bene all'inizio. Quindi telefono abitazione, telefono lavoro, poi abbiamo cellulare, qui ho sbagliato, ho scritto cellulare, ecco qua, cellulare, perché deve essere proprio preciso, se no non viene. Poi, se non vi ricordate i nomi e volete andare a vedere, guardate sotto, nella barra qui sotto del vostro computer, naturalmente avrete l'icona
di Access. Vedete, questa è la Microsoft Visual Basic dove stiamo editando adesso in questo momento. Qui avevo aperto due file, comunque quello che stiamo lavorando noi è questo. Clicchiamo, andiamo a vedere, vedete, abbiamo inserito telefono abitazione, telefono lavoro, cellulare, poi abbiamo indirizzo principale, località e città. Adesso ritorniamo in Visual Basic, quindi indirizzo principale, località e città. Scriviamo indirizzo principale, poi località, poi città, sempre seguito dalla virgola. Andiamo sempre a vedere cosa ci è rimasto. Quindi abbiamo cap, stato, indirizzo secondario e email. Allora, cap, stato, indirizzo secondario, andiamo a scrivere subito. Quindi cap, stato, indirizzo secondario, virgola, e poi l'ultimo era l'email, quindi e, poi il trattino sotto, email. Ora dobbiamo indicare da dove prelevare questi dati, quindi from, poi rubrica naturalmente, poi dove, quindi where, scusate, where, cognome, appunto, dove il cognome deve contenere, quindi abbiamo visto prima, like. E adesso dobbiamo inserire la nostra casella da dove prelevare appunto il nostro dato. Quindi in questo caso like, poi dobbiamo aprire il nostro apostrofo, l'asterisco, vi ricordate? Quindi l'asterisco, poi apriamo le virgolette, quindi adesso inseriamo una e commerciale che praticamente abbiamo scelto, quindi l'apostrofo, l'asterisco per i dati prima, poi la e commerciale per unire qualcosa, perché adesso dobbiamo dire che i dati vengono cercati in quella casella. Quindi e commerciale, adesso dobbiamo andare a scrivere la casella, il nome della casella vostra, in questo caso io scriverò testo 82. Poi facciamo punto, poi value, cioè il valore, vedete, che è contenuto, scusate, adesso torno qua dove ero prima, dunque testo 82, punto value, cioè il valore contenuto nella casella testo 82, poi uniamo sempre con la e commerciale, poi adesso chiudiamo le nostre virgolette, poi l'asterisco prima e dopo, vi ricordate? Perché se ci sono delle lettere o dei simboli prima e dopo, e poi a questo punto chiudiamo col nostro apostrofo, poi vi ricordate sempre punto e virgola per la nostra istruzione, e le virgolette per chiudere tutto il nostro discorso. Poi andiamo a capo, quindi premiamo invio. Ora dobbiamo aggiungere altre due righe di istruzioni. Dobbiamo aggiungere, vedete, form, dove stiamo scrivendo adesso il Visual Basic, form, dati, agenda, adesso vi spiego anche perché, quindi form, poi la riga sotto, poi dati, agenda, e qui dobbiamo aggiungere un punto e poi scrivere record, poi tutto attaccato, proprio scriviamo source, quindi scusate, so u c'è, e poi dobbiamo scrivere uguale a z, cioè abbiamo detto che dobbiamo indicare l'origine dei dati e quindi assegnare alla z, alla variabile z, la modifica che abbiamo effettuato nella maschera. Poi andiamo sotto, dobbiamo aggiungere poi ancora form, sempre niente sotto, poi dati, agenda, poi punto, requery, adesso chiamiamo proprio così, requery,
cioè letteralmente rifai la query, in quanto prima nella maschera si visualizzavano tutti i nominativi, poi abbiamo detto che deve eseguire l'istruzione SQL, quella che abbiamo scritto prima, e quindi devi rifare, cioè praticamente devi rifare la query mostrandomi i dati richiesti e non più come prima, quindi la devi completamente rifare. Ora però, forse avete anche avvertito una mia esitazione, mi sono accorto che mentre scrivevo, quando si assegna il punto dopo qui il form, vedete, queste istruzioni dovrebbero venire in automatico e quindi scegliere, invece a me non è venuto, e mi sono accorto di una cosa, perché io predico bene ma poi razzolo male. Cosa avevo detto prima? Che non ci devono essere spazi, quindi vedete qui adesso dati agenda ha uno spazio, quindi dobbiamo racchiuderlo tra le parentesi quadre. Se adesso io vado a provare, il pulsante non funziona, ve lo posso proprio garantire. Quindi inseriamo in questo caso io, e poi se voi invece non avete fatto questo errore, va bene così come è scritto. Quindi adesso inserisco la parentesi quadra, poi dati agenda, poi guardate, adesso riscrivo proprio questo, vediamo se tutto funziona. Guardate, aggiungo il punto, ecco, vedete, adesso se io faccio record mi viene in automatico, quindi record source, eccolo qua, lo clicco, vedete, e viene ed era uguale a Z. La stessa cosa qui, adesso form, metto parentesi quadra, agenda, parentesi quadra. Questo dovrebbe funzionare. Adesso però vado a vedere anche qui che non ci siano errori. Andiamo a vedere. Abitazione, telefono, indirizzo, località. Vediamo un po', email. Ecco qui, vedete, from rubrica. Qui bisogna distanziare. Meno male che me ne sono accorto. Se torno indietro, dovrebbe essere tutto a posto. Quindi adesso chiudiamo. Andiamo, vedete qui, a chiudere la nostra finestra. Chiudiamo. Poi andiamo in maschera, adesso facciamo la prova. Mettiamo ad esempio un A, facciamo cerca. Ecco qua, vedete, Garibaldi, devo dire se c'è un'altra A, e azzurra. Ecco che abbiamo creato il nostro pulsante cerca. Ora dobbiamo sistemare tutto, inserire altre cose, quindi non perdetevi il prossimo tutorial, perché qui in questo tutorial ci abbiamo messo un sacco di tempo, e poi dopo qui nel prossimo rifineremo poi il tutto. Quindi mi resta di salutarvi, ci vediamo, arrivederci.